interessante ricostruzione sulla legislazione di guerra e l'apporto che poi questo ha avuto con le successive comparazioni, e ancora per questa analisi anche qui dei rapporti tra autori importanti, quali sono stati sicuramente Francesco Ruffini, Alfredo Rocco e Giovanni Gentile, e la comparazione delle loro dottrine e le polemiche anche insorte fra di loro, e naturalmente un ulteriore approfondimento che prende spunto ancora una volta da questo bel lavoro di Mario Caravale. Passo immediatamente la parola al professor Gian Sabino Penevidari. Grazie Presidente, naturalmente parlando dopo alcune delle cose che contavi di dire le ha già dette gli altri, soprattutto Massimo Brutti. Comunque io comincerei da una mia impressione circa il titolo, che è Stato di diritto e diritti di libertà. Quando io ho ricevuto da Mario molto gentilmente il suo libro di storia giuridica, diciamo così, dedicato agli studenti, e ne ho parlato credo con lui, abbiamo convenuto che era un libro incentrato tutto sulla problematica di come progressivamente si sono venuti a formare, ad acquisire, a realizzare i diritti del cittadino, i diritti di libertà, eccetera. Ora, a 5 anni di distanza, io vedo un libro che dice Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano, eccetera. La sensazione che hanno molti degli storici del diritto è che dopo che si fossero realizzate concretamente questi diritti di libertà, e nemmeno tanto per quella concessione unilaterale del principe, ma per la diretta scelta da parte dei cittadini, e quindi non con una costituzione outroyée, ma con una costituzione votata, voluta dal principe, ecco che allora si sarebbe aperta dalla popolazione, ecco che si sarebbe aperta un'autostrada per diritti di libertà. Invece non è stato così, perché a un certo momento se il termine finale di questi diritti di libertà doveva essere lo Stato di diritto, perché lo Stato di diritto era nient'altro che la realizzazione ultima, secondo alcuni, dei diritti di libertà che si realizzavano e poi il diritto li applicava in concreto. Ecco che invece è capitato, non diciamo un crollo di un ponte, ma in sostanza un inconveniente per cui questo Stato di diritto che alla fine, che a metà dell'Ottocento, citato con compagni sia del 48 che del 70 al Massimo Brutti, è un buon compagni che parla ancora con la mentalità dell'uomo che vede lo statuto outroyé. Poi ci sarà il passaggio successivo della Costituzione concessa, della Costituzione votata, pensate Weimar per esempio. Tutto questo invece poi ha avuto una specie di retromarcia, perché quella certa interpretazione, realizzazione dello Stato di diritto si è trasformata in conseguenza di certe progressive interpretazioni date dalla dottrina, soprattutto tedesca, in una cancellazione di questi diritti, o almeno in un ritorno a quelli che erano i diritti concessi, cioè nuovamente dallo Stato outroyé, perché lo Stato, che era l'insieme dei cittadini formanti la nazione, quando questa nazione si è realizzata, si è trovato in un impasse alla fine del quale ha voluto imporre la propria autorità e si è fatto un passo indietro. Quindi
L'ultimo pezzo del tuo libro del 1900, del 2012 è, diciamo, problematicamente ridiscusso da quello che capita fra il 1880 e il 1920-30, o più o meno. Questi 50 anni che hanno rimesso in crisi un filone che sembrava andare avanti con una certa tranquillità. Indubbiamente, visto così, si constata che nella storia non ci sono solo sempre dei processi dritti, ma ci sono anche degli alti e bassi. E io, quando ho letto questo libro, l'ho letto con piacere. Avevo delle opinioni su determinati personaggi, su determinate persone, li ho in parte trovati confermati, in parte no, ma soprattutto ho apprezzato come tu, di fronte a un'infinità di persone e soprattutto di opinioni che queste persone cambiano, sia riuscito a dare un filone di una certa omogeneità al discorso. Perché un conto è mettere insieme dei dati, delle vicende storiche, che si riesce abbastanza. Un conto è mettere insieme invece dei pensieri che cambiano. Perché se voi prendete alcuni di questi personaggi che sono ricordati da Mario Caravale, tra il 1000, Vittorio Emanuele Orlando, o voi lo pensate, un liberale al punto che va a rappresentare l'Italia nella, diciamo, alla conclusione della prima guerra mondiale, che Santi Romano, allievo suo, è noto per non essere stato un super fascista, ha avuto poi dei problemi perché è stato nominato dal Duce Presidente del Consiglio di Stato, ma in fin dei conti sono persone dell'Italia, formatisi nell'Italia liberale, dell'Italia liberale. Ebbene, costoro sono l'avanguardia, sono il cuneo attraverso il quale si inserisce quell'idea tedesca, è già stata richiamata la dottrina tedesca che prende il sopravvento con la comparazione intorno agli anni 80. D'altronde, devo dire, cosa facevano lo stesso Ruffini o quasi tutti coloro che volevano fare l'accademia universitaria? Andavano a formarsi in Germania e non andavano più a formarsi in Francia. E quindi questa formazione tedesca ha avuto un certo peso in qualcuno di loro. Quindi questo argomento, che è stato estremamente sfuggente, perché queste persone hanno cambiato idea, c'è un ultimo libro di Cianferotti, no? Sull'Italia nel 1914 e questi intellettuali giuristi essenzialmente anche formatisi in Germania, che poi sono antitedeschi, tutto sommato. Allora, l'essere riuscito a dare una linea, tu dici un'incerta idea, d'accordo, incerta, ma io non l'avrei avuto per nulla, ancora molto molto più incerta in sostanza, nel senso che hai cercato di delineare il ragionamento di alcune di queste persone. Laura ha ricordato Ruffini, che io conosco abbastanza bene da tanti punti di vista. Ruffini era un personaggio, diciamo, molto moderato, conservatore, potremmo dire. Eppure appare poi addirittura fra i massimi oppositori del fascismo. È uno di quelli che non ha giurato, e tutto quello che si vuole. Oggi viene visto in una certa veste, ma il Ruffini quotidiano non è un Ruffini, cioè è antifascista, perché per lui il fascismo è contrario al principio di libertà, che per lui è il massimo, perché ha una formazione di tradizione liberale.
Questa formazione di tradizione liberale, invece, in altri, progressivamente, in seguito anche agli studi fatti in Germania, è venuta accettando sopra i diritti di libertà, che per Ruffini sono sacri. Ruffini ha impiegato più di 10 anni a scrivere il suo primo e unico libro fondamentale, no? Sulla formazione del diritto di libertà religiosa. E per lui sono sacri, lo saranno ancora nel 25 quando scrive il libro per Gobetti. Invece per altri sono anche da valutare in funzione del fatto, dell'esigenza che il singolo individuo che ha i suoi diritti di libertà deve accettare che questi siano, diciamo, ridimensionati, disciplinati, e qui ecco l'azione tedesca, dallo Stato. Si forma un'idea diversa dalla quale si era partiti dello Stato di diritto come il top, l'estremo limite assoluto dei diritti di libertà, per ritornare indietro, diciamo, come minimo a una Costituzione octroyée, a una concessione fatta dallo Stato. Fatto questo passo, che è il punto cruciale, poi progressivamente le vicende del Novecento e anche la guerra, dicevo con Brutti, mi ha portato via gli stessi nomi lui, quindi non li ripeto io, ha fatto sì che accetta una volta, accetta un'altra, accetta una terza, una riduzione dei diritti di libertà, va a finire che te li riducono sempre di più, in sostanza. E quindi viene fuori questa involuzione di questa mentalità liberale che aveva accettato le stesse autolimitazioni, perché sì, questa legge in occasione della prima guerra mondiale, ce ne sono due, una del 21 marzo, l'altra del 22 maggio, danno la delega al governo, ma la stessa cosa era capitata già con la prima guerra di indipendenza e con la seconda guerra di indipendenza. Io non conosco la situazione della terza, ma in sostanza, o più o meno, c'erano già dei precedenti. È il fatto che poi si continua su quella linea lì, ci si abitua sul fatto che tanto fa il governo, tanto fa bene. D'altronde, scusate, oggi noi abbiamo praticamente, andiamo avanti con i decreti legge, non, siamo in uno Stato costituzionale nel quale il Parlamento fa le leggi, ma se non ci fosse il governo che fa i decreti legge, che poi vengono convertiti con qualche piccola differenza, noi non avremo una legislazione per l'incapacità del Parlamento di funzionare, bene o male. Allora, qui non vorrei incontrare delle polemiche feroci con i costituzionalisti, ma tutto sommato, anche noi oggi abbiamo delle disfunzioni, senza contare che queste disfunzioni le constatavano perfettamente i liberali dell'Ottocento. Quando noi abbiamo avuto la nazione che è finalmente diventata Stato, abbiamo detto, ah, siamo Stato, però abbiamo avuto una difficoltà enorme a gestirla, e la gestione della sinistra da parte dello Stato, diciamo dello Stato-Nazione, è stata una gestione, potremmo dire, quasi più autoritaria di quella della destra storica, Rattazzi rispetto a Cavour, ma soprattutto la sinistra storica al potere rispetto alla destra. Allora, c'erano anche nella forma mentis, nella vita della società di tutti i giorni, queste situazioni che hanno fatto riflettere i giuristi italiani, che non erano all'epoca il non plus ultra della personalità, tant'è vero che si andavano a formare in Germania, e accettare questi principi progressivamente riduttivi dei diritti di libertà di Niest, di Laban, di Jelinek. E quindi ce li portiamo dentro. Ce li portiamo dentro addirittura più che attraverso i costituzionalisti, attraverso gli amministrativisti. Cioè, quando
Vittorio Emanuele Orlando dice: ma sì, perché il massimo, con il cosiddetto indirizzo giuridico, il massimo dello stato di diritto è avere, perché tutti gli altri hanno parlato prima in linea teorica, perché sì, ci sono i diritti di libertà, ma come fai a difenderti? Ci vuole un giudice da quale ti rivolgi. E allora il massimo è la giustizia applicata alla difesa di questi diritti, e c'è tutta la discussione che porta poi alla difesa attraverso il Consiglio di Stato, perché non avevamo all'epoca una Corte Costituzionale della quarta sezione del Consiglio di Stato. Ecco quindi che il libro di Santi, il libro prima di Vittorio Emanuele Orlando e poi di Santi Romano, siamo alla fine, negli ultimi 10 anni del 1800, danno questa linea di tendenza contraria alla tradizione, diciamo così, tra virgolette, liberale e risorgimentale, che viene difesa ancora da Cammeo. Fiorentini hanno dedicato parecchio del loro interesse a questi aspetti, che viene difesa da Brunialdi, che viene difesa dallo stesso Boncompagni, se vogliamo, nel 70, quando fa la prusione a Roma, ma che è perdente, perché la linea di tendenza è quella con Orlando, è quella per cui le funzioni dello Stato aumentano indubbiamente e i cittadini devono accettare di vedere ridotti determinati loro diritti. Di per sé si resta in uno Stato di diritto, si è in uno Stato di diritto, ma ci sono delle limitazioni se si vuole conservare tutto il resto. Si parte di lì e poi si va sempre peggio. Si va sempre peggio, devo dire anche, a mio giudizio, con quella situazione che ha già ricordato Brutti, dello stato di guerra, in cui significativamente lui ha citato, e avevo segnato anch'io nella mia modestia, Panunzio 1912, siamo prima del fascismo, Bonucci 1915, Maggiore 1916, siamo appena entrati in guerra, ma Bonucci dice: dove c'è ius ci deve essere vis, per esempio. Queste sono le premesse, se vogliamo, a quella che sarà poi la strombazzatura invece della difesa della riduzione dei diritti conseguenti al fascismo. E sono nomi anche, sono gli stessi, Panunzio per esempio, ma sono anche nomi estremamente celebri in proposito, essenzialmente i due grandi nomi che ha fatti Laura sono Rocco e Gentile, i due grandi ideologi. E in quel periodo, per esempio, Ruffini sta dall'altra parte. Ruffini dice: no, non accetto, fino a questo punto io non arrivo, anzi io sostengo che esistono diritti e libertà. Il potere politico però in quel momento è in un determinato senso, e in Italia è il primo, se vogliamo, dall'altra parte c'è solo la, diciamo, complessità delle vicende della rivoluzione bolscevica che porta a delle discussioni. Il fascismo inizialmente non è particolarmente duro nei confronti delle espressioni di questi intellettuali, almeno per quanto io ne so. Gobetti riesce a pubblicare tutta una serie di libri, naturalmente conosco di più la realtà piemontese e torinese, è con la fine, con il 26, 27, 28, con le famose leggi fasciste, fascistissime, con il concordato, eccetera, che si cambia, diciamo, marcia. E quindi ci si compiace poi, da questo momento in poi, è un fenomeno inverso, per cui ci si compiace di tutte le conquiste fatte dal fascismo che progressivamente sono venute sempre più riducendo i diritti di libertà e dicendo: guardate come siamo bravi, giungendo alla fine a sostenere che lo Stato fascista, questo dicono i giuristi di tradizione
più vicina al partito fascista è uno Stato totalitario. Mario Caravaggio fa notare, dice, guardate che adesso la nostra dottrina dice che il fascismo non è giunto fino allo Stato totalitario. Io mi sono posto lo stesso problema, perché ci sono anche altre forze, la corona ha pur sempre un certo potere, la Chiesa ha pur sempre un certo potere. Non è uno Stato assoluto, siamo tornati se vogliamo al 1700, ma non è uno Stato completamente totalitario. C'è una differenza, e qui Laura dice comparazione, sì, allora cosa fanno alcuni? Per esempio Pierandrei, che non è assolutamente fascista, si salva andando a studiare i nazionalsocialisti e dicendo guardate noi come siamo bravi, siamo meno peggio di loro, ma insomma Pierandrei è sempre stato socialista, non l'ho mai potuto dire, anche perché dopo il 31 c'era il problema del giuramento, pochissimi hanno rifiutato il giuramento, gli altri, tipo Del Vecchio, hanno cercato di barcamenarsi. Se voi leggete l'ultimo Del Vecchio che Mario Caravale cita, anche Del Vecchio si allinea al principio per cui lo Stato è lui che detta dà le carte dei diritti, perché però prima non l'aveva mai accettato, ma si vive anche di quello in sostanza. Io personalmente ho sempre sentito dire così in famiglia. Dopo il 1931 alcune cose erano cambiate, i Ruffini avevano fatto un passo deciso da un'altra parte, e Mario Caravaggio ricorda Martinetti anche, Martinetti non si può affatto di politica, Martinetti aveva la sua visione della religione eccetera, però per Martinetti il fascismo era una cosa noiosa, e come tale non ha giurato, non ha giurato per motivi politico-ideologici, non ha giurato perché aveva una idea del trascendente è completamente diversa, a differenza degli altri 12-15 che non hanno giurato, 21, una parte è stata torinese tra l'altro. E i giuristi sì, effettivamente hanno in parte ceduto, però da un altro lato sono stati poi, diciamo così, 10-15 anni di intensa pressione, soprattutto nel mondo universitario, se vogliamo dal 1929 fino al 43 in sostanza. E ci possono essere stati benissimo dei professori che hanno cercato di barcamenarsi nella loro posizione e quindi sono stati tra quelli che hanno riconosciuto questo Stato di diritto che, ripeto, all'inizio era stato considerato il top del raggiungimento dei diritti di libertà e alla fine si è rivelato invece l'opposto del riconoscimento di questi diritti di libertà. Quindi questo Stato di diritto, di cui giustamente Mario dice alla fine ci sono tantissime interpretazioni, si tratta, e lui le enuncia uno per uno, si tratta di vedere come viene ad essere determinato, delimitato, e indubbiamente lo Stato di diritto dopo il 1929, di quello che si dice gli anni del consenso, della normalizzazione, eccetera, portano anche i giuristi, che in fin dei conti sono degli intellettuali come gli altri, io della magistratura non so con esattezza come si comporti, perché lì c'è tutta una discussione se certi magistrati abbiano piegato oppure no rispetto al fascismo, alla fine lo Stato di diritto piaceva, era accettato, era indubbiamente poi è crollato tutto e appunto si conclude col saggio di Virga. Virga è un personaggio curioso perché nasce nel 20, quindi dovrebbe tutto sommato essersi, aver studiato ancora in periodo fascista. Invece, Bobbio stesso ha scritto un'infinità di cose, che qui non è ricordato, ma insomma, non, diciamo così, come minimo non contrari all'ordinamento fascista.
dal 35 nel mondo universitario serpeggiano già delle dopo l'invasione dell'Etiopia, dopo che siamo diventati Peruto e l'imperatore in sostanza, serpeggiano già delle incompatibilità o critiche nei confronti delle, che impiegano del tempo, che non vengono scritte e che però fanno sì che magari nell'insegnamento si vada da parte di alcuni, si persegue, si continua nell'insegnamento precedente, da parte di altri invece si resti molto più cauti. E quindi questo spiega perché questo Virga costituzionalista, che scrive nel 47, ma che dovrebbe essersi laureato nel 22, quindi ancora in regime fascista, non ha avuto nessun lavaggio del cervello in materia, anzi ha scritto il primo libro di diritto costituzionale che preannuncia la ripresa dei diritti di libertà quale la nostra Costituzione attuale prevede. Tendenzialmente mi sembrerebbero abbastanza conservati, anche se io su certe idee ho certe idee in particolare circa i sistemi di votazione, come ha già detto Brutti, che io sono anch'io un vecchio professore, quindi un vecchio fautore del sistema rappresentativo proporzionale, ormai sono in netta minoranza, accetto di esserlo. Secondo me il Parlamento dovrebbe essere lo specchio e non la deformazione della volontà popolare. Adesso staremo a vedere domenica prossima come andrà a finire in Francia. Queste possono essere ulteriori derive, eppure noi viviamo sempre con delle concezioni secondo quali il popolo partecipa sempre maggiormente alla votazione. C'è da chiedersi perché Mancini poi diceva che la nazione era composta da coloro che si sentivano partecipi, quindi si dovrebbe poter distinguere, le donne non parliamo nell'epoca, ma insomma si dovrebbe poter distinguere tra quelli che ci capiscono qualcosa e quelli che non ci capiscono. Ma come fai a dare il patentino agli uni e non agli altri? A un certo punto lo Stato liberale diceva quelli che hanno un censo, poi hanno detto quelli che hanno la terza media, ma sapete tutti che Giolitti alla fine faceva dare il titolo di terza media, terza elementare, a tutti quelli che sapessero leggere e scrivere. Adesso siamo di nuovo, e ecco perché questo libro è interessante, lo è di per sé, almeno per me, ma perché oggi ci troviamo di nuovo a un bivio. Se pensiamo alla Turchia, agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, alla Francia, a noi stessi tutto sommato, perché io, per esempio, tu hai parlato di certe vicende di non molti mesi fa, io nel chiudere un libro sui plebisciti ho proprio detto personalmente, sì, il modo più naturale e i primi plebisciti sono stati quelli italiani, di far votare la gente è quello di dire a tutti andate a votare, però finisce con l'essere tante volte un voto morale, non un voto di testa, ma un voto di pancia si dice. Però il voto di testa deve avere come presupposto che tu abbia fiducia in quelli che vai a votare, e questo noi non l'abbiamo più in Italia, quindi il sistema rappresentativo da noi ha delle difficoltà anche per questo. Ecco perché questa incerta idea dello Stato di diritto, oggi come oggi, è particolarmente attuale. A me ha fatto piacere leggerlo, anche se sono stato un po' lungo forse nel esprimermi le mie opinioni. Grazie.